Iniziamo la pratica, ci mettiamo seduti con le gambe incrociate, schiena dritta, mani poggiate sulle ginocchia, ruotiamo le spalle indietro, portiamo il mento leggermente verso l'esterno in modo da allungare bene tutta la zona cervicale e chiudiamo gli occhi. Iniziamo a rilassare i muscoli del viso, rilassiamo le spalle, le braccia, rilassiamo le mani, rilassiamo le gambe. E lasciamo andare ogni tensione, iniziamo ad inspirare ed espirare dal naso, iniziamo a portare la nostra attenzione sui punti di contatto con il tappetino. Sentiamo il contatto tra le caviglie, il tappetino, i glutei. E poi cerchiamo di prendere consapevolezza di quelli che sono i rumori che sono intorno a noi nella stanza. E piano piano iniziamo a spostare la nostra attenzione al respiro, iniziamo ad osservarlo senza modificarlo, cercando di prendere consapevolezza dell'aria che entra e che esce dalle nostre narici. E se arriva qualche pensiero, lo osserviamo e poi andiamo a riportare la nostra attenzione al respiro. Cerchiamo di percepire se è un respiro superficiale oppure un respiro più profondo. Vediamo quando l'aria entra, se si ferma all'altezza del torace oppure scende più giù e l'addome si gonfia. E poi seguiamo il movimento inverso dell'aria quando espiriamo. Piano piano proviamo a rendere il nostro respiro più profondo, cercando di aumentare la durata della nostra ispirazione. Iniziamo a prendere consapevolezza delle nostre sensazioni, delle nostre emozioni, sempre senza giudizio. E poi andiamo a portare le mani in preghiera davanti al petto, proviamo tra loro le palme delle mani, sentiamo il calore che si inizia a generare tra le palme. E poi andiamo a portare le mani agli occhi, la fronte, la testa, le orecchie, il collo, le spalle, mi accarezzo il corpo e vado ad aprire i miei occhi sui palmi delle mani. Da qui andiamo a riportare le mani sulle ginocchia, rimaniamo con la schiena dritta, le spalle rilassate, portiamo il mento verso l'esterno, inspiro, orecchio destro, spalla destra, vado indietro, espirando, orecchio sinistro, spalla sinistra e torno avanti. Cerco di fare un movimento in modo lento, posso rimanere con gli occhi chiusi, cercando di rimanere con la mia attenzione al respiro. Ancora uno. E poi quando arrivo al centro inverto la rotazione, orecchio sinistro, spalla sinistra, vado indietro, espirando, orecchio destro, spalla destra e torno avanti. Ancora uno. E poi quando arrivo al centro torno su in posizione neutra. Da qui inspiro, porto le braccia verso l'alto, unisco le mani tra di loro, le spalle sono rilassate, guardo verso le mani. Espirando, porto il mento verso lo sterno, guardo verso l'ombelico, le mani a terra verso il tappetino.
Di nuovo, inspiro, salgo con le braccia verso l'alto, spalle rilassate, guardo verso le mani e espiro, mani al tappetino, mento allo sterno. Ne facciamo ancora tre. Inspiro, salgo e espiro, vado giù. Ancora due. Inspiriamo ed espiriamo sempre dal naso, cerchiamo di rimanere con le spalle rilassate, la schiena dritta, attenzione al respiro. E l'ultimo. Riporto le mani sulle ginocchia, da qui inspiro, vengo in avanti con il petto, cerco di portare pancia aperta verso le cosce, guardo un punto a terra davanti a me, espirando faccio una gobba con la schiena, porto il mento verso lo sterno, guardo verso l'ombelico, di nuovo inspiro, vengo avanti, le scapole si avvicinano, espirando le scapole si allontanano, mento allo sterno, ancora uno, inspiro, vengo avanti. Espiro, vado indietro e poi torno su in posizione neutra, cambio l'incrocio delle gambe e ripeto, inspiro, vengo con il petto in avanti, espiro, faccio una gobba con la schiena, mento allo sterno, ancora due, inspiro, apro il petto, le scapole si uniscono, espiro, le scapole si allontanano, faccio una gobba e un'ultima volta. E poi torno su in posizione neutra, da qui vado a portare le mani dietro, vicino ai glutei, con le dita che guardano verso i piedi. Da qui inspiro, inizio a staccare il bacino da terra e a voler portare le ginocchia verso il tappetino. Vengo in avanti con il busto, ruoto bene le spalle indietro, apro il petto e espirando torno giù. Lo facciamo ancora due volte. Inspiro, salgo, vengo su, cerco di portare le ginocchia verso il tappetino, il bacino in avanti e espiro, vado indietro. E un'ultima volta, inspiro, salgo, apro bene il petto, apro le spalle. Espirando, torno giù, cambio l'incrocio delle gambe e lo andiamo a ripetere. Da qui, quindi inspiro, stacco il bacino dal tappetino, vengo in avanti con il busto, contraggo i glutei e espirando, torno giù. Ancora due volte, inspiro, salgo, espiro, torno giù. E l'ultima volta, inspiro, salgo, apro bene il petto, espirando, torno giù. Adesso da qui andiamo a sciogliere un attimo le gambe, sciogliamo le ginocchia, le caviglie e poi andiamo a piegare la gamba sinistra a terra. Con le mani, incrociamo le mani dietro la coscia destra, ruotiamo bene le spalle indietro, apriamo il petto, cerchiamo di avvicinare la coscia destra al busto. Da qui inspiro. Inizio a sollevare la gamba destra, bella tesa, e espirando riporto il piede verso terra. Inspiro, stendo, espiro, vado giù. Ancora tre volte. Inspiro, salgo, espiro, vado giù. Ancora due. E l'ultima. E poi riporto il piede a terra. Questa volta andiamo a cambiare, quindi pieghiamo la gamba destra. Afferriamo con le mani la coscia sinistra, la avviciniamo al busto, petto aperto, inspiro, stendo la gamba sinistra, punta del piede tesa, inspiro, vado giù, ancora due, e stendo bene la gamba, torno giù, lo facciamo un'altra volta. E poi sciolgo, ci andiamo a portare in quadrupedia sul tappetino. Ci sistemiamo con le ginocchia sotto le anche, i polsi sotto le spalle, le mani con gli indici che guardano in avanti che fanno presa sul tappetino, quindi anche i polpastrelli spingono sul tappetino. L'addome attivo, l'ombelico spinge verso la colonna e da qui inspiro, ombelico verso il tappetino, sguardo verso l'alto e espiro, faccio una gobba con la schiena, porto il mento verso lo sterno. Di nuovo, inspiro, ombelico verso il tappetino, sguardo verso l'alto e espiro, faccio una gobba con la schiena, mento allo sterno. Ancora uno. E
poi torno in posizione neutra, addome attivo da qui, inspiro, stendo la gamba destra, punto il piede destro a terra sul tappetino, da qui inspiro, vengo in avanti con le spalle, espirando, spingo indietro, quindi spingo con le mani del tappetino da me, cerco di spingere il tallone verso il tappetino, l'addome è sempre attivo, inspiro, vengo in avanti, le spalle superano i polsi, espiro, spingo con le mani del tappetino da me, tallone verso il tappetino. Ancora uno. E poi torno in posizione neutra, da qui inspiro, apro la gamba sinistra lateralmente, porto la pianta del piede destro a terra in linea con il ginocchio sinistro e inspirando apro il braccio destro verso l'alto, il bacino spinge in avanti, l'addome attivo, i glutei sono attivi, guardo verso la mano in alto. Il bacino spinge in avanti, cerco di formare un'unica linea con tutto il busto. E da qui inspiro, sollevo la gamba destra verso l'alto. Punta del piede tesa, addome attivo. Inspiro, espirando, riporto la mano destra a terra, riallineo il ginocchio sinistro, stendo bene la gamba destra dietro di me, l'addome attivo, inspiro, espirando, stendo il braccio sinistro oltre la testa, parallelo all'orecchio, guardo verso il tappetino, cerco di mantenere la zona cervicale allungata, la mano destra spinge via il tappetino da me, la spalla destra attiva, le anche sono in linea tra di loro. Inspiro, espirando, mano e ginocchio a terra. Adesso inspiro, stendo la gamba sinistra, punto il piede sinistro a terra, espiro qui e poi inspiro, vengo in avanti con il busto, espirando, spingo via il tappetino da me, cerco di portare il tallone sinistro verso il tappetino, inspiro, vengo in avanti e espiro indietro. Ancora uno, inspiro avanti e espiro indietro. E poi torno in posizione neutra, apro questa volta la gamba destra lateralmente, porto il piede sinistro a terra in linea con il ginocchio destro, forte con l'addome, inspiro, sollevo il braccio sinistro verso l'alto, spingo il bacino in avanti, i glutei sono attivi, guardo verso la mano in alto, la mano destra a terra, spingo via il tappetino da me in modo da spingere bene la spalla destra verso l'alto, spalla e orecchio sono lontane tra di loro. Sollevo la gamba destra e sinistra verso l'alto, addome attivo, ancora un respiro qui, e poi inspiro, espirando, guardo verso il tappetino, porto la mano sinistra a terra, riallineo la gamba destra, stendo bene la gamba sinistra dietro di me, inspiro, espirando, stendo il braccio destro oltre la testa. Cerco di formare un'unica linea retta con tutto il busto, guardo verso il tappetino. Inspiro, espirando, mano e ginocchio a terra. Da qui andiamo a puntare i piedi a terra sul tappetino. Spostiamo leggermente le mani oltre le spalle, spingiamo il sedere verso i talloni. Guardo verso l'ombelico, la testa è tra le braccia. Con le mani inizio a spingere via il tappetino da me, inspiro, inizio a staccare le ginocchia e espirando cerco di spingere il sedere indietro e verso l'alto per portarmi nel cane a faccia in giù. Inizio a piegare prima una gamba e poi l'altra in modo da portare un tallone alla volta verso il tappetino. Pancia e petto spingono verso le cosce, la testa vuole raggiungere il tappetino. Lo sguardo è verso le ginocchia o le caviglie. Da qui, piego la gamba destra, stendo la gamba sinistra. Continuo a spingere via il tappetino da me e a spingere pancia aperto verso le cosce. Inspiro, espiro, cambio. Stendo la gamba destra, piego la gamba sinistra. Spingo il tallone destro verso il tappetino. E poi inspiro, piego entrambe le ginocchia, continuo a spingere pancia aperto verso le cosce e espirando stendo entrambe le gambe, ancora due volte, inspiro, piego, espiro, stendo, il busto non si sposta, inspiro, piego, espiro, stendo e rimango nel cane a faccia in giù per due respiri. Guardo verso le caviglie, le ginocchia, la testa è tra le braccia, le mani spingono via il tappetino da me, ancora un respiro. E poi inspiro,
inspiro, guardo oltre le mani e respirando faccio tanti piccoli passi se riesco con le gambe tese per andare a portare i piedi tra le mani. E una volta arrivato all'inizio del tappetino, piego le ginocchia, porto la pancia aperta verso le cosce, lascio andare la testa verso il tappetino, rilasso il collo, con le mani afferro i gomiti opposti, mi abbandono completamente la gravità, lascio andare ogni tensione e inizio poi ad ondularmi un po' a destra e un po' a sinistra. Rilasso completamente il corpo, rilasso il respiro. Ci fermiamo al centro, piego bene le ginocchia, lascio andare le mani verso il tappetino, inspiro, guardo verso l'ombelico, espirando lentamente, una vertebra alla volta vengo su, la testa è l'ultima a salire. E poi una volta venuti su, ci portiamo a un piede di distanza all'inizio del tappetino, andiamo ad unire gli alici tra di loro, i talloni sono leggermente separati, l'addome attivo, ruoto bene le spalle indietro, apro il petto, da qui inspiro, braccia verso l'alto, sguardo verso le mani, spalle rilassate, espiro, mi piego in avanti, movimento che parte dai fianchi, vado a portare pancia aperto verso le cosce, mani al tappetino, fronte alle ginocchia. Inspiro, mani sulle tibie, allungo la schiena, le spalle si allontanano dalle orecchie. Espirando, piego le ginocchia, mani a terra, prima il piede destro, poi il piede sinistro, vado indietro, posizione della panca. Da qui, ginocchia a terra, dorso del piede a terra, ruoto i gomiti indietro e espirando, piego i gomiti vicino al busto e vado a portare il bacino, pancia aperto a terra. Da qui, mani sotto le spalle, ruoto le spalle indietro, inspiro, vengo su per il cobra, glutei attivi, espiro, vado giù, punto i piedi a terra, inspiro, vengo sulle ginocchia, espirando, spingo il sedere indietro verso l'alto e mi riporto nel cane a faccia in giù. Due respiri qui. E da qui, inspiro, guardo oltre le mani e espirando faccio un lungo passo in avanti con la gamba destra, porto il ginocchio sinistro a terra, controllo allineamento caviglia, ginocchio destro, spingo bene il bacino verso il tappetino, ruoto le spalle indietro, apro il petto, da qui inspiro, espirando spingo il sedere indietro, stendo la gamba destra, se riesco sollevo la punta del piede destro verso l'alto, le anche rimangono in linea tra di loro, quindi l'anca destra spinge indietro, la sinistra in avanti, da qui di nuovo inspiro, porto la pianta del piede a terra, piego la gamba destra e espirando, stendo la gamba destra, vado indietro, anche qui quello che cerco è il contatto, di pancia aperto con la coscia, la schiena è dritta, le spalle aperte, inspiro, vengo avanti e espiro indietro. Ancora due. E l'ultimo. Questa volta rimaniamo con la gamba bene tesa, inspiro, allungo bene la schiena, apro il petto, sistemo bene le anche e espirando provo a scendere un po' di più e portare pancia aperto verso la coscia. Se voglio posso stendere le braccia oltre la gamba in modo da allungare bene la schiena. Guardo verso la punta del piede. Stiamo ancora due respiri qui. E poi inspiro, mi sollevo, riavvicino le mani al piede, espirando, cammino con le mani indietro, vado a sedermi sul tallone sinistro. Apro bene il petto, vengo su con il busto, inspiro, braccia verso l'alto, espirando mi allungo in avanti, cerco sempre di portare pancia aperta verso le cosce, lascio andare le mani verso il tappetino, afferro quello che riesco, polpaccio, caviglia, esterno del piede, inspiro, mi allungo, espirando provo a scendere un po' di più, cerco sempre di appiattire bene la schiena, di aprire il petto. Ancora due respiri qui. E poi inspiro, mi allungo, porto le mani a terra sul tappetino, espirando mi spingo in avanti, mi riporto nel mio affondo basso, porto le mani sotto le spalle, punto il piede sinistro dietro, da qui inspiro, stacco il ginocchio sinistro dietro, e poi vengo su con il busto, forte con l'addome, mi porto nel mio affondo alto. Stiamo due respiri qui, le spalle sono rilassate, guardo un punto a terra davanti a me.
Il tallone sinistro spinge indietro verso il tappetino. Da qui inspiro, stendo la gamba destra davanti, porto la pianta del piede sinistro a terra e poi ruoto il piede destro lateralmente con le punte che guardano verso l'esterno e mi ritrovo nella stella a 5 punte. Da qui inspiro, espirando porto le mani in preghiera al petto e piego il ginocchio sinistro, porto la punta del piede destro verso l'alto e mi porto in Skandasana. Da qui posso portare anche le mani a terra per avere maggiore stabilità e supporto. Cerco di rimanere con il petto aperto, ancora un respiro qui. E poi inspiro, espirando, ruoto verso sinistra, quindi mi ritrovo dall'altro lato del tappetino, stendo la gamba destra dietro di me per riportarmi nell'affondo alto. Da qui forte con l'addome, inspiro, vengo su con il busto. Spalle rilassate. Inspiro, espirando, porto la pianta del piede destro a terra e mi apro nel guerriero 2. Scendo bene con il bacino, piego la gamba davanti, spalle in linea con le anche. Stendo bene le braccia, lo sguardo è verso la mano sinistra. Da qui, inspiro, stendo la gamba sinistra, espirando, ruoto il palmo della mano sinistra, apro il petto verso l'alto, quindi faccio andare la mano destra lungo la coscia destra, guardo verso l'alto. Ancora un respiro qui. E poi inspiro, espirando, mi riapro il mio guerriero 2, quindi piego la gamba sinistra davanti, inspiro, espiro, ruoto le mani a terra, ruoto il piede dietro e mi riporto nell'affondo alto con le mani a terra. Da qui inspiro, espirando, porto la gamba sinistra indietro, posizione della panca. Da qui inspiro, espirando. Piego i gomiti, chaturanga, scivolo in avanti con il busto, dorso del piede a terra, mi apro nel cane, faccia in su. Espiro, spingo il sedere dietro verso l'alto, cane, faccia in giù. Siamo qui per 3 respiri. Rilasso il respiro, rilasso il corpo, lascio andare ogni tensione. Spingo bene pancia e petto verso le cosce. Ancora un respiro qui. E poi inspiro, guardo oltre le mani, espirando, un lungo passo indietro, avanti con la gamba sinistra. Ginocchio destro a terra, porto bene il piede in linea caviglia, in linea con il ginocchio. Spingo bene il bacino verso il tappetino, apro il petto. Inspiro, bacino verso il tappetino. Espirando, stendo la gamba sinistra davanti, punta del piede verso l'alto. Cerco di portare pancia aperta verso le cosce e di allungare bene la schiena. Inspiro, torno in avanti, gamba sinistra piegata. Espiro, stendo la gamba sinistra e vado indietro. Ancora. Inspiro, piego. Espiro, stendo. Ne facciamo ancora 2 volte. Inspiro, piego. Espiro, stendo. E un'ultima volta. Questa volta rimaniamo indietro, apriamo bene il petto, allunghiamo bene la schiena. Inspiro, espirando, provo a scendere un po' di più e portare pancia aperta verso le cosce. Se voglio, stendo le mani oltre la gamba, guardo verso il piede. Cercando di non andarmi a chiudere con le spalle e con il collo, ma di rimanere con le orecchie lontane dalle spalle, quindi le spalle spingono indietro. Ancora un respiro qui. E poi inspiro, mi allungo, espirando, cammino indietro con le mani e vado a sedermi sul tallone destro. Vengo su con il busto, petto aperto, inspiro, braccio verso l'alto, espirando, mi allungo in avanti, cerco sempre con pancia aperta le cosce, lascio andare le mani verso il tappetino e afferro quello che riesco, caviglia, polpaccio, esterno del piede, inspiro, mi allungo, espirando, provo a scendere un po' di più. Ancora 2 respiri qui. E poi
poi inspiro, mi allungo, espirando, porto le mani al tappetino, da qui inspiro, vengo su con il busto, forte con l'addome, porto le mani a terra sul tappetino, punto il piede destro dietro, inspiro, stacco il ginocchio destro dietro, forte con l'addome, forte sul piede sinistro, inspiro, vengo su per il mio affondo alto, le spalle spingono verso il tappetino, lo sguardo non punta a terra davanti a me, il tallone destro spinge indietro verso il tappetino. Ancora un respiro qui. E poi da qui inspiro, stendo la gamba sinistra, apro il piede destro lateralmente, i piedi sono paralleli tra di loro, aperti verso l'esterno, con le punte che guardano verso l'esterno, mi riporto nella stella a 5 punte. Da qui inspiro, espirando questa volta piego il ginocchio destro, mani in preghiera al petto, sollevo la punta del ginocchio sinistro verso l'alto e mi porto in Skandasana, questa volta dal lato destro. Guardo un punto a terra davanti a me. Ancora un respiro qui e poi inspiro, espirando ruoto verso destra, porto il piede destro, questa volta perpendicolare al lato corto del tappetino, mi porto sulla punta del piede sinistro, forte con l'addome, inspiro, vengo su nel mio affondo alto, spalle rilassate. Ancora un respiro qui. E poi da qui inspiro, espirando, porto la pianta del piede sinistro a terra e mi apro nel guerriero 2. Lo sguardo verso la mano destra, gamba davanti piegata a 90 gradi, ginocchio che punta verso il centro del piede. Da qui ruoto il palmo della mano destra verso l'alto, inspiro, stendo la gamba destra, espirando, porto il braccio verso l'alto, mano sinistra verso la coscia sinistra, guardo verso l'alto. Da qui inspiro, espirando, mi riporto nel guerriero 2. Inspiro, espirando, ruoto le braccia, le mani verso il tappetino, vengo sulla punta del piede sinistro dietro, inspiro, espiro, vado in posizione della panca, espirando, gomiti indietro, piedi gomiti altezza delle spalle, chaturanga, scivolo in avanti con il busto, dorso del piede a terra, ruoto bene le spalle indietro e vengo su per il cane a faccia in su, inspiro, espiro, spingo il sedere indietro verso l'alto, cane a faccia in giù. Siamo 3 respiri qui. Ancora 2, cerchiamo di spingere bene pancia petto verso le cosce, guardo verso le caviglie delle ginocchia, tallone verso il tappetino. Ancora un respiro. E poi inspiro, espirando, porto le ginocchia al tappetino, avvicino le ginocchia ai polsi, incrocio le caviglie, inspiro, espirando, vado a sedermi indietro sul tappetino, stendo le gambe davanti a me, petto aperto, inspiro, braccio verso l'alto, espirando, mi piego in avanti, pancia petto verso le cosce, con le mani a ferro, polpacce, caviglie, esterno del piede, quello che riesco. Inspiro, allungo bene il busto, cerco di appiattire la schiena. Espirando, spingo pancia aperto verso le cosce, le scapole si avvicinano tra di loro. Guardo verso la punta dei piedi. Ancora 2 respiri qui. E poi inspiro, vengo su. Espirando, mi riporto su con il busto, da qui inspiro, piego la gamba destra, porto la mano destra dietro di me, cerco di spingere con la mano a terra in modo da allungare bene il busto, inspiro, braccio sinistro verso l'alto, espirando, entro nella mia torsione, porto il gomito sinistro all'esterno del ginocchio destro, porto lo sguardo oltre la spalla destra, cerco di fissare lo sguardo in un punto a terra dietro di me, la gamba sinistra a terra attiva, punta del piede verso l'alto. Ancora 2 respiri.
poi inspiro, testa torna al centro, espirando sciolgo l'incrocio, stendo la gamba destra, da qui inspiro e espiro, piego la gamba sinistra, porto la mano sinistra dietro di me, spingo con la mano a terra, allungo bene il busto, inspiro, braccio destro verso l'alto, espirando, entro nella mia torsione, porto il gomito destro all'esterno, il ginocchio sinistro, lo sguardo va oltre la spalla sinistra, cerco di fissarlo in un punto a terra dietro di me. Ancora due respiri. Poi inspiro, testa torna al centro, espirando, sciolgo, stendo anche la gamba sinistra, apro le braccia davanti a me, schiena dritta, petto aperto, spalle rilassate, inspiro, espirando, inizio a incurvare la schiena per andare a srotolare una vertebra alla volta, la schiena a terra sul tappetino. E poi poggio le spalle a terra, le braccia a terra, da qui inspiro, espirando, abbraccio le ginocchia, le porto verso il petto, mi dondolo un po' a destra, un po' a sinistra, in modo da andare a massaggiare bene la schiena, cercando di spingere la zona lombare a terra sul tappetino. Il collo è lungo, mento leggermente rivolto verso lo sterno. E poi mi fermo al centro, apro le braccia lateralmente, da qui inspiro, espirando, faccio andare le ginocchia verso destra, la spalla sinistra rimane a terra, porto lo sguardo verso la mano sinistra. Posso chiudere gli occhi, cerco di rilassare il respiro, di rilassare il corpo, lascio andare ogni tensione. Ancora un respiro qui. E poi inspiro, riporto le ginocchia verso l'alto, riallineo la testa, espiro qui e poi inspiro, espirando faccio andare le ginocchia verso sinistra, la spalla destra rimane a terra, lo sguardo verso la mano destra. Anche qui posso chiudere gli occhi cercando di rilassare il corpo, rilassare il respiro, lascio andare ogni tensione. Ancora un respiro. E poi inspiro, riporto le ginocchia verso il centro, espirando abbraccio di nuovo le ginocchia, le porto verso il petto e di nuovo mi dondolo un po' a destra, un po' a sinistra. E poi mi fermo al centro, inspiro, porto la fronte verso le ginocchia, espirando mi do un grande abbraccio, spingo le ginocchia verso il petto, e da qui inspiro, e espirando vado a stendere le gambe, leggermente divaricate, con i piedi che cadono verso l'esterno, rilasso le braccia, lungo i fianchi, con i palmi delle mani verso l'alto, allungo bene la zona cervicale, mento verso l'esterno, chiudo gli occhi. Rilasso i muscoli del viso, rilasso le spalle, le braccia, le mani, rilasso le gambe, i piedi, lascio andare ogni tensione. Sento il mio corpo che diventa sempre più rilassato. Il mio respiro sempre più profondo e sento che ad ogni respiro il mio corpo si abbandona sempre di più sul tappetino.
attenzione al respiro, riprendo consapevolezza del mio corpo, inizio a muovere le dita delle mani, i piedi, lentamente porto le braccia oltre la testa, avvicino i piedi tra di loro, mi allungo e provo ad piegare le ginocchia, porto le piante dei piedi a terra e lentamente, sempre con gli occhi chiusi, mi giro sul fianco destro, rimango qui per qualche respiro. Mi prendo il tempo per ringraziarmi per questa pratica, per il tempo che ho dedicato a me stesso e ringrazio il mio corpo che mi ha permesso di praticare. E poi, sempre con gli occhi chiusi, lentamente medito con la mano sinistra per finire su. Mi riporto in una posizione seduta, con le gambe incrociate, la schiena dritta, mani sulle ginocchia, spalle rilassate. Rimanendo sempre con l'attenzione al respiro, iniziamo a prendere consapevolezza delle nostre sensazioni, delle nostre emozioni. Proviamo a vedere se c'è qualche differenza tra ora e l'inizio della pratica. E poi portiamo le mani in preghiera davanti al petto, le portiamo alla fronte per ricordarci di avere pensieri gentili, alle labbra per ricordarci di avere parole gentili e al cuore per ricordarci di avere intenzioni gentili. Propiniamo tra loro i palmi delle mani e li portiamo agli occhi, la fronte, la testa, le orecchie, il collo, le spalle, mi accarezzo il corpo e vado ad aprire i miei occhi sui palmi delle mani. E grazie, namaste.